Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video speciale Halloween. Oggi faremo un make-up ispirato a Vampirina. Chi ha dei figli sicuramente la conoscerà, se no vi lascio la foto qui in alto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di seguirmi sugli altri social. Indossa già la mascherina adeguata per il suo lavoro, le mani sono igienizzate e adesso iniziamo. Iniziamo con il primer da stendere su tutto il viso. Allora, adesso sta mettendo un primer, Skin Tricks Primer, giusto? Sì, Skin Tricks Primer. Skin Tricks Primer di Paula P. Ma questo è un fondotinta più chiaro della mia carnagione. Molto più chiaro rispetto alla tua carnagione. Sempre di Paula P. Proprio perché vogliamo creare questa vampirina in versione adulta. Credo di non essermi fatta mai truccare in vita mia, ma devo dire che è molto rilassante. Potrai addormentarmi. Allora, questo non è un trucco beauty, quindi non si andranno ovviamente a seguire le regole del make-up, quello normale, classico. Quindi non si sceglierà magari la tonalità giusta del fondotinta, ma in questo caso, essendo Halloween, un po' più chiara, anzi molto più chiara per rendere un po' l'effetto cadaverico. Volevo proporre un trucco un po' più originale. Invece che la solita sposa cadavere, bambola assassina o scheletro, quindi ho pensato a un pipistrello e mi è venuto in mente Vampirina fatta in versione adulta. Sto andando a lavorare bene il fondotinta in modo che si fissi e si uniformi perfettamente. Daniela, tra l'altro, è specializzata nel trucco sposa, quindi chi fosse interessato, lei lavora nella regione Liguria. Vi lascerò tutte le info in descrizione. Adesso è andata a sfumare il fondotinta nel collo e adesso lo sta sfumando nel viso per rendere più omogeneo. Delicata. Grazie per le sposa l'ideale. Anche in questo caso ricordatevi bene di sfumare il prodotto qui dalle ali del naso. Direi che adesso sei abbastanza cadaverica. Viene. Vado comunque a fissare con della cipria, in questo caso trasparente e in polvere libera. Sfumate bene le righette prima di fissare con la cipria. Fisso tutta la base e poi passeremo agli occhi. Allora, iniziamo con le sopracciglia. Le sopracciglia le ha fatte con la matita nera classica. Ora vado a mettere un po' di cipria sotto l'occhio. Hai aggiustato le sopracciglia? Ho aggiustato le sopracciglia con la matita nera e poi l'ho fissata con la polvere, okay. Sempre nera. Vado a mettere un po' di primer sull'occhio. Anche questo di Paula P. Chiudi. E con un velo di cipria lo fisso. Iniziamo adesso il trucco occhi.
utilizzando sempre la matita nera, e andiamo a bordare l'occhio e a creare l'intensità nell'angolo esterno. Non dovete essere precise, non vi preoccupate, tanto andremo a sfumare tutto. Utilizzo i piumini per appoggiarmi sul viso in modo da non rovinare la base. Andiamo a fissare tutto con la polvere nera. E sfumo. Con un glicine un pochino più chiaro mi avvicino all'angolo interno, chiudo. E come punto luce andrò a utilizzare un bianco super brillante. Chiudi. Ricordatevi anche il punto luce sotto l'arcata. Quindi matita nera, la sfumo e ripeto la sequenza dei glicine, dei color glicine. La matita dentro. E ora andiamo a ricreare l'effetto pipistrello. Ultimissimo passaggio, ciglia finte. Guarda verso il basso. Per enfatizzare ancora l'angolo esterno, andrò ad aggiungere dei ciuffetti. Al momento del mascara e vado a unire le ciglia naturali con le ciglia finte. Guarda giù. Utilizzo il suo, che è quello di L'Oreal. Ciglia finte farfalla. Ottimo mascara, che peraltro avete visto già in altri video di make-up e mi raccomando andatevi a vedere. Adesso vado a ultimare la base. Cosa stai facendo adesso? Sto ricreando le ombre sul tuo viso. Solitamente si fa con colori più... un po' più accesi. Più accesi, più umani, più vivi. Adesso invece sto proprio andando a ricreare l'effetto grigio degli zombie, no, dei vampiri. Ora come blush, se così lo possiamo chiamare, riprenderò il color glicine. Come viola, Daniela ha usato questi due. Un pochino di contouring al naso. Sulle labbra invece andremo a fare un ombre lips, nel senso che andremo ad applicare un pigmento chiaro intorno al bordo delle labbra e al centro un pigmento un pochino più scuro, in questo caso il glicine che abbiamo utilizzato per tutto il make-up. Sì, il nero poi per intensificare ancora di più la parte centrale. Ora sto intensificando con un viola un pochino più scuro e per concludere il nero. Il make-up è completato,
fisso il make up con uno spray. Wow! E il look è completato. Allora, Daniela mi ha fatto questa acconciatura. Ho optato per queste due codine proprio come vampirina. E il look è terminato. Ringrazio Daniela per aver partecipato a questo make-up ispirato ad Halloween e a vampirina. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!